sulla via Prenestina hanno trovato un cuoco che sgrana piselli. È un modo di prepararsi a sgranare chilometri. Soldani si contenta di guardare, sgrana gli occhi. Bevilacqua difenderà con sfortuna il titolo di campione italiano. Coppi oggi non ci offre che lo spettacolo del suo ritorno. Sono le 10 quando, al via del prefetto di Roma, il plotone aggredisce i 274 ondulati chilometri del Giro del Lazio. Allegro, ma non troppo, questo movimento iniziale della sinfonia. Una lavagna motorizzata trasloca il bollettino della gara. Ma il nostro Chuck, avido di emozioni, è ingiusto. Succede che vediamo Fausto mentre poi non lo rivedremo più, in quanto a Bartali fa l'uomo invisibile. Pioggia vuole battezzare la prima fuga guidata da Pezzi, con uno stuolo che a nominarlo tutto toccherà oltrepassare Ferentino. Tosi, Roma, Ortelli, Castellucci, Bartolozzi, Due Rossello, Logli, Luciano Maggini e Magni. Ma Ferentino si conquista gli onori della cronaca anche per questo cascatone multiplo. Vera pizza di uomini, maglie, catene, pedali e ruote, da cui vediamo rialzarsi Casola e, dopo la breve malinconia della botta senza conseguenze, anche Bevilacqua. Si riparte come per un secondo via, ed è per Bevilacqua sotto la sferza dell'acqua una ricerca del tempo perduto. Intorno a lui, verso Frosinone, i suoi gregari collaborano all'inseguimento. La lavagna qui dovrebbe dire troppo tardi. Nel frattempo De Santi ha acciuffato il fugone ed è lui a guidarlo verso Monte Trina, secondo traguardo della montagna. Si arranca tra l'austero classico paesaggio laziale verso quota 782. Primo astro a divalare verso Itri e il mare, salsedine e appetito. E ciò che Luciano Maggini e Magni stanno maturando lo capiremo subito se non siamo analfabeti. Ormai è scritta anche la vittoria. Si tratta di scegliere in questa terna Magni, Astrua e Moresco, impegnati in un'azione irresistibile. Porta San Sebastiano diventa per i primi l'arco di trionfo. Magni ha avuto lo scatto implacabile che lo porta tra i fiori di Evviva e tra le braccia della sposa.